Infatti, ecco, tu hai fatto riferimento a Flavio Zanonato perché è una delle persone inserite in una sezione, l'ultima sezione Sì. del libro, dedicata alle interviste. Sì. L'ultima sezione del libro l'ho chiamato, se non ricordo male, strumenti. Strumenti, infatti. Che significano, sono degli strumenti di lavoro, diciamo, per chi vuole prendere in considerazione i contenuti del libro e poi cercare delle soluzioni o degli esempi. Ecco, allora, nelle interviste io ho messo dentro, per primo, Sandy Kane, che è una sindachessa di colore, la prima sindachessa di colore, il primo sindaco di colore d'Italia, ed è leghista, è in provincia di Varese, a Viggiù, sono andato su nel paesino dei pompieri e ho passato un pomeriggio con lei, signora molto gradevole, molto simpatica, e lei è americana, diciamo di colore perché è americana, non perché venga dall'Africa, però è una leghista molto sui generi, cioè dice delle cose, in particolare sui rapporti fra noi e il terzo mondo, che neanche Bertinotti le dice, è durissima, ecco, però è leghista, obamiana, fedele di Obama fino a inverosimile, però è leghista. Questa direi che, se posso permettermi, forse mi sbaglio, ma è la sintesi un po' anche di quelle che sono le contraddizioni. Sì. Sono le contraddizioni che ci sono e che non vengono percepite, anime. Ma anche le diverse anime, esattamente, questa è la cosa significativa. All'interno della Lega, noi siamo abituati a considerarla, quelli che la guardano dall'esterno con un po' di puzza sotto il naso, come un monolite, no? Invece nella Lega ci sono anime diverse, ci sono ispirazioni diverse, ci sono personalismi che man mano, sai, un partito che fa il 35% come fa nel Veneto, non può rimanere un monolite per sempre, prima o poi vengono fuori personalismi, problemi geografici fra i vari territori, ma anche anime diverse, ci sono anime, c'è un'anima, uno di Vicenza me l'ha definito, un leghista di Vicenza me l'ha definita un'anima liberale autoritaria e un'anima cristiano sociale, per dire, sono due anime che convivono nella Lega, che non vengono ancora percepite come correnti eccetera, ma che non credo che tarderanno ad emergere e a mostrarsi proprio come certo. correnti. Quindi è per questo che Sergio Frigo vorrebbe essere leghista ma proprio non ci riesce, per cogliere da giornalista tutte sì. queste anime differenti. Io anche. da sempre fin dalla prima apparizione del fenomeno leghista ho avuto molta curiosità in realtà e devo dire anche molto rispetto, il mio libro è dedicato a uno zio, a mia mamma che non è mai stata leghista, ma un mio zio che invece è stato socialista quando essere socialisti nella pedemontana veneta non era una cosa facile e dopodiché da un certo punto in poi quando è apparso Bossi, lui è diventato fedelissimo di Bossi. E allora io per questo motivo non posso avere odio, diciamo, nei confronti certo. della Lega. Ho rispetto, faccio tutte le mie analisi, denuncio quello che c'è da denunciare, metto in evidenza le contraddizioni quando ci sono e ci sono molto. Al tempo stesso ho ammirazione per alcuni aspetti loro, per esempio la capacità amministrativa, la compattezza dimostrata finora. Non litigano come la sinistra. Infatti. Stanno in mezzo alla gente, danno risposte concrete, non si arrampicano sugli specchi come fa spesso la sinistra. Quindi dovremmo anche imparare forse qualcosa anche da chi non è simile a noi. La sinistra ha da imparare. Un'ultima battuta.